Bentrovati dalla redazione di Energy News, siamo dunque giunti all'ultimo appuntamento dedicato alla stagione 2018 del baby frutto dell'autunno italiano, prodotto dall'Organizzazione di Produttori Ortofrutti Italia di Saluzzo. Nelle precedenti edizioni ci siamo soffermati sul racconto dell'obiettivo di sostenibilità al 100% raggiunto dalla produzione grazie al disciplinare severo adottato dai energicoltori e successivamente ci siamo soffermati sul valore nutrizionale riscontrato dal progetto Smart Food dell'Istituto Europeo di Oncologia che l'ha definito come un concentrato di vitamina C. Oggi di Energy ci spostiamo sulla performance che ha nel gusto, nella percezione del gusto di ciascuno di noi arrivando sulle nostre tavole o semplicemente prendendolo direttamente dalla nuova vaschetta nel formato da 200 grammi. Quindi che cosa suscita al nostro palato? Ovviamente saranno degli esperti a raccontarcelo, stiamo parlando della mappa sensoriale prodotta dal Centro Studi Assaggiatori di Brescia, questa cooperativa che mette insieme tanti sensorialisti a livello italiano e l'ha giudicato in questo modo. Alla vista si presenta di un colore verde intenso, dall'aspetto liscio e dalla forma regolare. In bocca sorprendono la sua morbidezza e la sua compattezza, abbinate a una buona dolcezza e una lieve acidità che ne dona una certa freschezza. A livello aromatico si possono riscontrare note floreali di fiori freschi, di campo e di miele, decise note fruttate in particolare di frutti rossi e frutta esotica, lievi note vegetali di erba fresca e di balsamico, note di pasticceria e di speziato come la vaniglia e la noce moscata. Un prodotto che ha un carattere sincero, simpatico e ricercato, attraente per un pubblico giovane e curioso, realizzato da produttori intraprendenti e creativi, ideali per una merenda o come giusta conclusione di un bel pasto o di una ricca cena insieme agli amici. E dopo la mappa sensoriale presentata dal Centro Studi Assaggiatori di Brescia ci spostiamo sulla gente comune, in modo particolare sentiamo che cosa hanno detto di Energy i tantissimi visitatori dell'ultima edizione del Salone Internazionale del Gusto di Torino dopo averlo assaggiato. Il sapore è dolcissimo e mi piace. Il Energy è buonissimo. È molto buono, dolcissimo, buono. È pratico anche perché vedo che si può mangiucchiare così anche a pranzo, per dire. È simile, diciamo, vedi, tra l'uva e il kiwi, mi ricordo un po', è fresco, è un buon prodotto. No, penso che arrivo in fondo e già ho finito la vaschetta, secondo me. Buono, buono, interessante, un buon gusto, un buon sapore, un'alternativa alla solita frutta. Anche come spuntino, va bene. È buonissimo, non mi aspettavo che ci fosse una specie del genere qui in Piemonte, veramente buono. È molto buono, assomiglia al kiwi, ha il sapore del kiwi però è meno acidulo, più dolce, non ha la peluria quindi è più facile da mangiare e lo preferisco al kiwi sinceramente. Come dolce io? Come dolce o lo metterei vicino a una fetta di prosciutto crudo? Un sapore misto fra il kiwi e forse un frutto di bosco, veramente ottimo. Decisamente un gusto nuovo e interessante. E sembrerebbe anche un frutto più facile da consumare, no? Una sciacquatina e si mangia così. L'abbiamo appena scoperto, buonissimo, il piccolo kiwi, quindi mi sembra una cosa molto carina. Uno snack, sì, perché uno tira l'altro. È buonissimo, consigliato. Nella Macedonia, colazione, in qualsiasi modo. Secondo me anche come antipasto potrebbe essere qualcosa di particolare, insomma, di sfizioso. Mi sembra un kiwi ma ha un gusto un pochino diverso. Molto energizzante. Abbinato spiedini di frutta oppure anche con della mozzarella, dello speck? Dopo cena. Prima di andare a dormire. Dolce, piccolo e delizioso. Tipo delle noccioline sane, ecco. E con questo applauso generale alla bontà e alla dolcezza del baby frutto Energy, la redazione di Energy News vi saluta e vi ricorda che Energy sarà ancora disponibile fino a metà novembre per poi ritornare il prossimo anno da settembre 2019.